Allora cominciamo a rispondere, perché il banchiere acquista la proprietà all'atto dell'emissione? Perché presta, quindi chi si appropria senza lavorare è il banchiere. Il banchiere diventa proprietario della moneta stampando e facendo stampare, quindi chi si appropria del valore della moneta è chi la stampa. Primo, secondo, non è vero che il valore della moneta nasce solo perché uno lavora. Io col lavoro che cosa creo? Creo l'oggetto che viene misurato, la penna. Io lavoro, produco una penna, produco un bicchiere, produco il microfono. Che cosa creo col lavoro? L'oggetto che va misurato con la moneta. E poi il valore della moneta è un valore che nasce per convenzione, senza lavorare, solo perché noi ci mettiamo d'accordo. L'unico lavoro che viene fatto quando si produce la moneta è il lavoro della tipografia. Allora io dico, io al banchiere gli voglio pagare il suo lavoro come tipografo. Allora tu prendi un pezzo di carta, vediamo, misuriamo il lavoro che fa la banca centrale che emette. Prendi un pezzo di carta, lo stampa al costo tipografico, dal 15 agosto del 71 la riserva non c'è più, quindi io prendo questo pezzo di carta, dopo che l'ho stampato, il costo qual è? Pochi centesimi. Questo pezzo di carta io, se lo devo dare a misura del costo e del lavoro che ho fatto, io devo far pagare il prezzo che si paga una tipografia. La banca centrale dovrebbe riscuotere, in base al lavoro che fa, solamente dei prezzi, dei compensi commisurati a quello delle tipografie. Se non che succede? Questo prende un pezzo di carta, lo stampa al costo di 10 lire o 100 lire, poi dice vale 200.000 lire, vale 500.000 lire, vale 1 milione. La differenza se la mette in tasca il banchiere, perché quando ha stampato non è che dà, presta. Allora espropria, indebita la collettività, cioè la truffa. Tant'è vero che io questo l'ho fatto, l'ho detto quando ho denunciato Ciampi e Fazio davanti alla Procura della Repubblica, e ho detto: io vi denuncio per truffa, falso in bilancio, associazione a delinquere, usura e istigazione al suicidio. Quando Ettore Torri, procuratore della Repubblica di Roma, mi ha chiamato, mi ha detto: professore, lei ha dimostrato l'elemento materiale del reato, ma anche il dolo, perché è stato sempre così. Allora che vuol dire è stato sempre così? Che questi dal 1694 prendono un pezzo di carta, lo stampano al costo tipografico, lo spendono, lo prestano al valore nominale e si mettono in tasca quello che prestano, perché prestare vuol dire diventare proprietari. Quando tu me lo restituisci me lo metti nel portafoglio, ecco gli azionisti della banca centrale che si mettono in tasca la rendita da signoraggio, cioè dei grandi usurai. E che lavoro fa il grande usuraio? Il tipografo. Se io devo pagare la banca, non è che devo pagare gli interessi, l'anatocismo, gli interessi sugli interessi ogni 3 mesi, come è stato dichiarato. No, io devo pagare il prezzo della tipografia. Quando tu mi dai 100 pezzi da 200.000 lire l'una, o da 200 SIMEC, io che ti devo pagare? Ti devo pagare un SIMEC per ogni pezzo di carta, no, e la differenza se la metti in tasca lui, perché ce la presta. Allora noi non possiamo più tollerare di essere trattati da imbecilli, perché quando noi non abbiamo capito questa truffa, io lo posso anche ammettere, la buona fede, adesso no, perché adesso l'abbiamo provato. Io ho dimostrato, quando ho denunciato Ciampi e Fazio, l'attuale Presidente della Repubblica, quando era governatore, l'ho denunciato l'8 marzo del 93. E allora o devo andare in galera io per calunnia, o lui per i reati che io gli ho contestato. Vie di mezzo non ce ne sono. Noi ci siamo stufati di essere presi in giro. E questo suo intervento mi costringe a ribadire queste cose. Come io ho ribadito a uno studente, il quale è venuto da me dopo che io gli avevo spiegato tutto, chi crede della moneta e chi l'accetta, non chi la stampa.
Gli ho domandato, ma tu dopo che hai capito questo ti sei incazzato? Questo mi ha detto no, professore, per carità, e allora non hai capito niente, l'ho bocciato. Per forza, perché vie di mezzo ormai non ce ne sono più. Noi abbiamo scoperto la teoria del valore indotto della moneta. La moneta valore, perché essendo la misura del valore, è anche il valore della misura, perché ogni unità di misura ha la qualità corrispondente a quello che deve misurare. Il metro ha la qualità della lunghezza perché misura la lunghezza, la moneta ha la qualità del valore perché misura il valore. Il valore della misura è come la lunghezza del metro. Il valore della misura è il potere d'acquisto della moneta, e questo valore nasce senza costo, perché il solo fatto che noi ci mettiamo d'accordo che lo abbia, quindi non è il risultato di un'attività lavorativa, se non nei limiti della tipografia. Io il banchiere lo voglio pagare al prezzo tipografico. La differenza di valore va in tasca ai cittadini, non deve andare in tasca al tipografo, perché ormai di queste cose noi ci siamo stancati. Le nuove generazioni non avranno altra scelta che quella tra il suicidio e la disperazione, se noi non sostituiamo alla moneta debito la moneta proprietà, così come loro dal 1694 hanno sostituito alla moneta proprietà la moneta debito. Noi dobbiamo dare una risposta.